Nel corso della conferenza stampa, a cui ha partecipato anche il consulente del comune in materia di protezione civile, Vincenzo Loria, Tranchida ha annunciato di avere chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo tecnico a salvaguardia del territorio di Trapani ed Erice, coinvolgendo diversi enti interessati dall'emergenza. Questo per avere un quadro completo degli interventi in atto e quelli da predisporre per lo smaltimento delle acque piovane, con l'occhio rivolto alle opere strategiche da realizzare. I temi sono due: evitare che si ripeta quello che è accaduto e accelerare sull'azione di risarcimento danni ai cittadini e ai commercianti, oltre che alle infrastrutturazioni pubbliche. Non puoi evitare che piova, non puoi bloccare le bombe d'acqua, non sei nelle condizioni di sapere prima quanta pioggia arriverà, con quale violenza, con quale intensità e quanto in termini di millimetri su centimetro quadro. Il 26, il giorno dell'alluvione, il 26 di settembre, era allerta gialla della serie, fate attenzione, può piovere. Sono arrivati qualcosa come 122,5 mm centimetro quadro in città e a questi si aggiunga purtroppo tutta la pioggia che è scesa in parte da Monte Erice, in parte da Casasanta, in parte da Trapani Nuova ed è finita nelle nostre strade. E avendo un sistema vecchio ormai di 40 anni, non ho progettato al tempo per assorbire, smaltire questa intensa quantità d'acqua e di pioggia, va in tilt. Dunque scatta un problema di fermo, di allagamenti, fin quando a poco non drena e le pompe riescono a poco a buttare via tutto. A questo punto la domanda è: cosa si può fare? Quali sono gli interventi tanto tampone da mettere in campo? Urgentemente bisogna fare in modo tale che quantomeno non puoi evitare che piova, ma devi cercare di evitare che le acque da monte ti arrivino in città. E dunque bisognerebbe ripristinare il canale Scalabrino, che è più facile a dirsi che a farsi, anche perché è stato seppellito da palazzi, da pezzi di città, eccetera. Allora bisogna fare delle opere idrauliche che possano pigliare l'acqua da monte e buttarla subito al mare, la funzione che svolgeva un tempo il canale Scalabrino. Noi pensiamo a due opere in particolare, il sottopasso, Ferrovie dello Stato, che ci faccia delle opere complementari a difesa del sottopasso, ma che aiuti a pigliare subito l'acqua da via Marsala, la pioggia, e portarla subito al canale Reda a mare. E più a monte ancora, accanto alla circonvallazione, siccome nascerà la nuova strada della zona economica speciale per arrivare al molo di Ronciglio, anche lì un altro grande canale che possa pigliare le acque ancora più a monte e buttarle subito al mare. Tutto questo per evitare che le acque di pioggia che vengono da nord mi attraversino via Salemi, via Marsala, via Fardella, le strade a nord per arrivare poi ad essere smaltite a lungomare, ed eviti sostanzialmente un quantitativo, contiene il quantitativo di pioggia e di acqua in città, evitando, tentando di evitare gli allagamenti. Queste sono le opere che noi pensiamo al momento siano indispensabili, ma per fare questo bisogna anche drenare le acque che piovono su Monte Erice. Monte Erice con gli incendi è stato distrutto. Le acque, buona parte, volano sul terreno, peraltro ormai impermeabilizzato dalla cenere, e dunque arrivano tutte a valle, è la legge della natura, e dunque bisogna urgentemente ripristinare anche su Monte Erice la forestale. Il demanio della regione deve ripristinare anche le modalità di smaltimento di questi grossi quantitativi idrici di pioggia che poi arrivano necessariamente in città.